Saluti alle amiche e agli amici. Oggi vi presento un libro fondamentale di Stephen Hawking and Leonard Milodinov, The Grand Design, il grande progetto. Il grande progetto è un libro che è stato redatto dagli autori nel settembre del 2009, del 2010, in occasione della visita del Papa a Londra, in Inghilterra. Ecco, vi faccio notare questa vignetta: "And that is my philosophy", e questa è la mia filosofia, per segnalare la morte della filosofia tradizionale. E la filosofia odierna, che altro non è se non il metodo scientifico e il metodo matematico. Vi segnalo questa frase importantissima. Appare violare il senso comune. La scienza odierna appare violare il senso comune, ma il senso comune è basata sull'esperienza giornaliera, non sopra l'universo, come rivelata attraverso le meraviglie della tecnologia e come ci conduce lo scrutare all'interno dell'atomo e indietro l'osservazione dell'universo. Fino all'avvento della moderna fisica fu generalmente creduto che ogni conoscenza del mondo doveva essere ottenuta attraverso la diretta osservazione e che le cose fossero come sembrano, o come percepite attraverso i nostri sensi. Questa è la visione ingenua della realtà, non compatibile con la fisica moderna. Ecco, basta soltanto questo per capire l'importanza di questo libro, di questo testo fondamentale, che spero sarà tradotto in italiano, ma ho le mie riserve su tutto ciò perché è talmente rivoluzionario che molto difficilmente il sistema servile e reazionario del nostro paese sarà disposto a renderlo disponibile ai cittadini italiani. Adesso passiamo all'antropologia, alla paleoantropologia. Oggi parleremo dei paantropi e vi faccio vedere in questo modo il Paranthropus Ethiopicus. Paranthropus Ethiopicus è il più antico dei paranthropi. Cosa sono i paranthropi? Ecco, Paranthropus Ethiopicus, Black Skull, ovvero il cranio nero. Ecco, il cranio nero intanto perché è nero, non perché sia nero di natura, ma perché era, diciamo, sepolto in strati ricchi di biossido di manganese, per cui il cranio viene arricchito ed è diventato il cranio nero. È stato scoperto nel 1967 e da allora praticamente è stato prima un enigma per la scienza, in quanto noi vediamo per esempio questa faccia concava, vedete questo orifizio navale o nasale piriforme, queste arcate sopraccigliari, questo toro è abbastanza sviluppato, e poi notiamo questa cresta, la cresta sagittale e la cresta nucale che si incontrano a livello dell'occipite. I paranthropi sono una umanità collaterale e questo cranio ha un'età che oscilla tra 2,7 e 2,3 milioni di anni fa, quindi 2 milioni e 700 mila, 2 milioni e 300 mila anni fa. Ecco, un'umanità collaterale, quella dei paranthropi. I paranthropi sono un gruppo di ominidi, i quali hanno avuto un'evoluzione parallela all'evoluzione dell'uomo. Sono convissuti e sono stati assieme ai più antichi uomini, come all'Homo habilis. Ecco, lo vediamo, l'Homo habilis, lo vediamo qui, è vero? Ecco l'Homo habilis. Guardate che differenza! Questo è un uomo, questo è un parantropo, è vero? Come capacità cerebrale,
Vedete qua come capacità cerebrale, quella del Paranthropus etiopicus è una delle più basse, circa 410 centimetri cubi, qua siamo circa 600, 500, 600 centimetri cubi. Questo era un uomo, questo è un parantropo, è vero, hanno praticamente condiviso quasi gli stessi habitat e sono convissuti nello stesso periodo geologico. E vi dicevo che i parantropi sono un'umanità collaterale, cioè un'umanità che si è sviluppata. Ecco, dimenticavo a farvi vedere la parte inferiore, guardate i grossi molari, i piccoli incisivi e canini anteriori, i grossi molari. Uomo schiaccianoci, cioè questi erano adibiti ed erano specializzate per un'alimentazione ricca in fibre, ricca in noci, in cibi abbastanza duri e in cibi abbastanza coriaci. Dal Paranthropus etiopicus, si sono evoluti due altri rami parantropici. Ecco, posiamolo con attenzione per la preziosità del reperto, e due altri parantropi, ecco il Paranthropus boisei, detto anche Zinianthropus, Zinianthropus chiamato così da Zini, che in arabo significa Africa orientale, perché vedete l'apertura nasale piriforme, la faccia concava, ancora abbiamo una cresta sagittale. Ripeto, questa è un'evoluzione parallela. Noi condividiamo con i parantropi soltanto un antenato antico in comune, ma non sono parenti diretti dell'uomo. Paranthropus boisei e poi abbiamo il Paranthropus robustus, che sarebbe questo, è vero? Il Robustus, che è stato l'ultimo dei parantropi, guardate la potenza dei molari, adesso mia figlia Bianca vi farà vedere nella ripresa la potenza dei molari di questo uomo schiaccianoci. Andiamo a vedere qual è l'ipotetica derivazione di questi parantropi. Dal Paranthropus etiopicus si sono evoluti da un lato il Paranthropus boisei, Zinianthropus boisei, e dall'altro invece il più recente dei Paranthropus, che è il Paranthropus robustus, che si è estinto appena 1 milione di anni fa. L'ultimo dei parantropi. Saluto gli amici, saluto i parenti, saluto gli ammiratori, arrivederci, arrivederci, alla prossima puntata.